Siamo in compagnia del signor Giorgio Mussoni, che è presidente dell'OASI. Gli facciamo dire a lui che cos'è questo acronimo, cosa vuol dire? Sono operatori associati che operano sulle spiagge italiane. Perfetto, dal comizio si è sentito parlare che una delle richieste è il rinnovo, diciamo, automatico delle concessioni, che perlomeno debba essere trentennale, però questa cosa osta un po' con diciamo, le direttive europee, soprattutto la direttiva Bolkestein. Ecco, su questo lei che cosa dice? Allora io vi dico questo, che le richieste nostre sono le nostre richieste, poi tradurle in fatti concreti è forse un momentino più difficile. La base di tutte le nostre battaglie è sicuramente il riconoscimento del valore di mercato della nostra impresa. Sulla base di questo, poi, che siano 30 anni o 40 o 20 o anche solo numero inferiore di anni, non ha, a mio giudizio, quella importanza che ha il riconoscimento del valore di mercato dell'impresa, anche perché in Italia ci sono due fattispecie concessorie: gli atti formali che vanno a contratto e il bene diventa dello Stato, le licenze di concessione periodo più corto, ma che mantiene in capo al concessionario la proprietà del valore e dell'intero valore dell'azienda balneare. Perfetto, senta, lei viene dalle Marche, mi ha detto? Dalla Romagna, chiedo scusa. Volevo chiederle, siete a conoscenza del fatto che, insomma, il regime di concessioni nei fatti in Italia è molto diverso, per esempio qui a Roma, a Ostia, dal regime delle concessioni passa anche in qualche modo... Sì. Il disagio del municipio di Ostia, che è stato l'unico municipio di Roma commissariato per mafia. Allora, l'ho accennato prima, ci sono atti formali cosiddetti, concessioni ventennali o trentennali, che prevedono l'incameramento dello stabilimento, in buona sostanza, e quello diventa poi dello Stato. Noi invece abbiamo un tipo di concessione nel resto d'Italia, ma anche qui da queste parti, non tutti sono contrattuali, però questo tipo di concessione ha la caratteristica che ha un periodo concessorio più corto, ma deve essere difeso col mantenimento in toto del valore del mercato d'impresa. Questa è la differenza fra le due fattispecie concessorie. Grazie.